E allora rieccoci, cari amici del canale YouTube. Vi abbraccio, vi saluto, vi auguro una buona giornata, un buon sabato e anche un buon weekend. Buon sabato perché oggi si gioca alle ore 18, Stadio San Siro, oltre 70.000 spettatori per un match davvero importante, delicato, quello contro la Lazio, partita sicuramente non semplice per i rossoneri, che affronteranno i biancocelesti di Maurizio Sarri. E poi non ci dimentichiamo che parte una settimana caldissima: Lazio, Borussia Dortmund, Genoa, tre partite prima della sosta. Dopo la sosta non ve lo dico nemmeno, partite contro la Juve, contro il Paris Saint-Germain, contro il Napoli, insomma sarà un post sosta ancora più intenso. Ma ora la squadra rossonera si concentrerà sulla gara di oggi, naturalmente con qualche variazione rispetto alla squadra che invece ha affrontato il Cagliari e ha vinto a Cagliari per 3-1, anche in maniera molto meritata. Allora, partiamo subito con i cambi di formazione, perché ce ne sono, sempre 4-3-3, ma ritorna tra i pali Mike Maignan, la sua prima partita dopo due gare ai box, due gare fermo per problemi fisici. Non era un qualcosa di estremamente grave, però Mike Maignan ha saltato le partite contro Verona e Cagliari, riprende il suo posto tra i pali contro la Lazio. Comunque va sottolineata la bravura di Marco Sportiello nel farsi trovare pronto in questi casi, è stato acquistato per questo e quindi ritorna la leadership del portiere francese in porta. Difesa a 4, qui ci sono un paio di cambi, perché a destra dovrebbe giocare Calabria al posto di Florenzi. Probabilmente ci sarà una staffetta, ci sarà un turnover nella partita, cioè comincia Calabria ma poi subentra nel secondo tempo, nella ripresa, Florenzi. Attenzione, ecco l'altro cambio: non dovrebbe giocare Malik Chao, bensì Kier, perché Chao giocherà in settimana contro il Borussia Dortmund in Champions League accanto a Tomori che è rientrato bene contro il Cagliari. Tomori che è un giocatore che è cresciuto tanto, soprattutto in questa stagione. L'anno scorso insomma aveva fatto vedere un po' di problematiche, quindi Tomori, Kier al centro della difesa. Vi chiedo anche se siete d'accordo con questa scelta di mister Stefano Pioli, cosa ne pensate, secondo voi è giusto tornare, cambiare e variare il pacchetto arretrato difensivo con l'inserimento di Kier in questa partita con la Lazio. Pensate però che ovviamente il mister ha dei giocatori a disposizione affidabili e probabilmente vuole tenere la squadra fresca, la squadra evitare infortuni, e quindi quando può fa delle rotazioni. Quindi difesa con Calabria, Kier, Tomori e Teo Hernandez. A centrocampo, ecco l'altra novità, più che una novità è una conferma, perché giocherà Yassine Adli al centro del campo. Ha vinto il ballottaggio con Musa, anche lui per esempio dovrebbe giocare in Champions League contro il Borussia Dortmund con Loftus-Cheek e Reinders. A proposito di Reinders, ieri ha parlato, ha detto: Milan è la scelta giusta, qui mi sento a casa, qui sono a casa, vogliamo vincere lo scudetto, siamo una buona squadra, una squadra di qualità, faccio di tutto durante le partite per mettere i miei amici, i miei compagni nella posizione giusta per segnare, e anche lui va a caccia del primo gol. Ecco, gli manca un po' questa cosa del gol, molto presto arriverà anche per Reinders. In attacco giocheranno Pulisic a destra, Leao a sinistra e Olivier Giroud, quindi rientrano dal primo minuto sia Leao che Giroud contro la Lazio, partita importante, giocano i titolarissimi, quindi Maignan in porta, Leao sull'esterno sinistro, Olivier Giroud al centro dell'attacco, anche se Okafor credo che abbia fatto benissimo contro il Cagliari. Cosa da dire? Giroud oggi compie 37 anni, quindi tantissimi auguri al bomber senza età,
perché Olivier Giroud da 3 stagioni sta guidando l'attacco del Milan. Non ci dimentichiamo che è un giocatore molto legato al Milan. Olivier Giroud ha avuto anche quest'anno in estate e anche l'anno scorso, prima di rinnovare il contratto con i rossoneri, delle offerte, soprattutto dall'Arabia Saudita, le ha rifiutate perché sta benissimo al Milan, è uno dei leader, è uno dei giocatori più... è uno dei veterani, un esempio per i giovani, un professionista serio. Olivier Giroud è uno che in campo lotta e suda la maglia per il Milan, quindi è molto apprezzato dalla squadra, dai compagni, dallo staff tecnico, dalla società e dai tifosi. Tantissimi auguri a Olivier Giroud, che oggi compie 37 anni. Potrebbe essere l'ultimo anno di Olivier Giroud con la maglia del Milan? Molto probabilmente sì, ma questo è un discorso che affronteremo più avanti. Oggi lui è focalizzato sull'obiettivo Lazio, vuole conquistare 3 punti e, se possibile, Olivier Giroud vuole firmare anche questo match, perché comunque lui di gol importanti con la maglia del Milan nella sua carriera rossonera li ha fatti, e li ha fatti e come. Detto questo, passiamo anche a parlare di calciomercato, perché nelle prossime ore firmerà il primo contratto da professionista con il Milan Davide Bartesaghi, ancora 17enne, quindi, come sapete, non può firmare un contratto di 5 anni, da 17enne firmerà un contratto fino al 2026, di 3 anni, 23-26. Al raggiungimento dei 18 anni, tra qualche settimana praticamente, scatta il prolungamento al 2028. Quindi quando diventa maggiorenne a 18 anni scatta il prolungamento fino al 2028. 2026 è il primo step, 2028 il secondo step. Per questo primo contratto da professionista per Davide Bartesaghi, vi dico che il mister è molto contento di Bartesaghi. Ragazzo a posto, con la testa sulle spalle, ragazzo per bene, intelligente, maturo per la sua età. È vero, lui ha detto: mi tremavano le gambe per l'emozione quando il mister mi ha detto di dover giocare contro il Verona. Lui ha giocato 2 gare di fila, ovviamente entrando dalla panchina, 2 presenze in Serie A a 17 anni, il giocatore più giovane a esordire in questa Serie A fino ad ora, poi magari più avanti magari ne esordiranno altri, ma al momento il record è suo. È entrato contro il Verona una partita, ragazzi, che non era facile, non era scontata. Il Milan in quel momento non è che vinceva 5-0, il risultato era ancora in bilico, e quindi c'è stata grande fiducia nell'inserimento di Bartesaghi. Tra l'altro ha preso i complimenti anche da Florenzi, colui che gli ha lasciato il posto nella partita col Verona, e poi nel finale di Cagliari è entrato al posto di Teo Hernandez, ultimi minuti per lui, al posto di Teo, risultato già acquisito, quindi situazione sicuramente diversa, ma è un ragazzo che il Milan in generale stima e che soprattutto gode della fiducia e della stima di mister Stefano Pioli. Questo ve lo possiamo assicurare, perché in estate, quando il Milan si trovava nell'occasione, nell'opportunità, nelle condizioni di dover prendere un altro esterno sinistro, alla fine, facendo un po' di ragionamenti, hanno detto: portiamo in prima squadra Bartesaghi, che se lo merita, e quindi sulla fascia sinistra in questo momento il padrone è Teo Hernandez. Il primo cambio potrebbe essere Florenzi, come avete visto viene spostato da destra a sinistra e sinistra a destra, e poi c'è Bartesaghi. È vero, per il prossimo anno il Milan punta a Juan Miranda, giocatore del Real Betis in scadenza di contratto, 23enne, molto interessante, forte, però per il momento si gode Bartesaghi, e Bartesaghi si gode il Milan, e presto firmerà il primo contratto da professionista. Noi ci vediamo dopo allo stadio, non so chi di voi ci sarà allo stadio, ci vediamo dopo ore 18 per Milan-Lazio, partita davvero delicata e importante per la corsa al titolo. Secondo Pioli la Juve è la squadra favorita, ditemi anche la vostra. Ieri ho letto un po' di commenti, secondo voi tra Milan, Inter, Juve e Napoli qual è la squadra che ha veramente più possibilità di vincere lo scudetto quest'anno? A presto, un abbraccio, ciao!